Allora, ora si può fare l'intervista ad Augusto Rotolo, il direttore sportivo di quest'Aquila Sant'Anna che ha vinto da pochi minuti il settembre lucchese della categoria esordiente. Augusto, per scaramanzia avevi chiesto di non parlare, no? Da alcune volte, no? Che ti cerchiamo. Ecco, ora invece. Ora invece si può parlare, io onestamente. Hai perso la voce? Sì, ho perso la voce fra fuori e dentro, ho perso la voce, sì. È un'emozione grossa perché onestamente. Siamo una società in crescita, per l'amor di Dio è tutto, si sta facendo un ottimo lavoro anche con la collaborazione col Tau Calcio, sta venendo un bel progetto e ecco, questo penso che sia veramente una ciliegina sulla torta per il lavoro che si è fatto negli ultimi anni, che la vittoria di un torneo così prestigioso veramente ci riempie di gioia e di orgoglio. Ecco, insomma, vi serve, no? Anche come morale, no? Come per dire, insomma, si lavora, poi si vede anche qualche risultato, no? Poi alla fine non si riesce, è sempre difficile poi vincere campionati, anche a livello provinciale, insomma, è complicato fare le squadre, perché in quelle squadre lì sono le città che insomma comunque sono un pochino bombardate anche dalle altre, insomma è difficile lavorare, però si fa col massimo entusiasmo. Intorno c'ho dirigenti che hanno molto entusiasmo, vogliono fare un ottimo progetto e si sente questa loro voglia di fare. Io praticamente vengo stimolato da loro nel lavorare bene e si spera di far bene. Ecco, questo è sicuramente un ottimo trampolino di lancio. Senti, ecco, la partita, Augusto, analizziamola un po'. Primo tempo, cioè si può dire il risultato 1-1 alla fine è giusto, perché primo tempo meglio il Forte. È stata come quella del girone di qualificazione, uguale. Perché loro hanno fatto un grande primo tempo che ci hanno messo in grossa difficoltà, mentre poi nel secondo tempo siamo usciti meglio noi. È uguale successo al San Macario. Secondo te anche per un discorso di cambi, di cose come. Può essere anche che la qualità forse dei cambi, perché poi alla fine queste partite qui la decidono un pochino il dodicesimo bimbo che metti in campo. Può essere anche sia quello, magari può essere anche, non so, io una mentalità. Forse abbiamo approcciato la partita con un po' di timore. È successo anche l'altra volta con l'Ivrea Camaiore, si è rischiato di non vincerla poi. Sono situazioni che vanno un po' capite, sono sempre bambini, chiaro, la finale del genere, vedono un bel contesto come questo, c'era tanta gente a vedere, in notturna così, insomma la sentivano, sicuramente forse loro erano un pochino più. C'erano tre o quattro ragazzini che fisicamente erano un po' superiori e facevano un po' la differenza. Però insomma ecco, la grinta, la qualità tecnica, poi cioè, siamo stati molto sfortunati con quel palo all'ultimo. Tempo di recupero, per cui insomma, comunque bellissima partita e complimenti al Forte Mamme che veramente era ottimo. È chiaro che alla fine qualcuno piangeva, perché poi è shot out addirittura. Sono ancora brucianti a oltranza. E poi a oltranza addirittura, per cui complimenti veramente a tutti i bimbi, ecco, al Forte Mamme che è una squadra importante, si vede. Quindi insomma questa Aquila Sant'Anna mette un importante, Augusto. Sì, siamo proprio felici. Questo è il gruppo, no? Ecco, visto anche la società, tutti uniti. Tutti presenti, sì, siamo tutti contenti. Una bella, bellissima cosa. Complimenti, quindi seguiremo poi questi 2007 nel corso della stagione, magari li aspettiamo al Galà, per vedere anche come si, a livello regionale, come si comporterà questo gruppo nella crescita, no, Augusto? Sì, sicuramente, sarà un'emozione. Bene, complimenti. Grazie.